I materiali che vengono tradizionalmente associati al bagno sono la ceramica oppure i composti sintetici di nuova generazione. Oggi invece scopriamo che si fa spazio il polietilene, il caro e vecchio materiale plastico che si sposa non solo con gli esterni, ma anche con la luce. Un design sincretico, per così dire, che si completa con la componibilità in cristallo e legno di Siti. Ecco a voi la storia di Antonio Lupi, un'azienda legata al bagno che esce fuori dal bagno. Antonio Lupi quest'anno per il CESAI si presenta con una novità fondamentale. Ha realizzato con l'architetto Michel Bocchiglion vasche e lavabi stampato in polietilene, materiale che ormai è conosciuto nel mercato come stampaggio rotazionale. Ci siamo confrontati negli anni passati con pietre, altri materiali come Cornian, Crystal Plant, materiali acrilici, ma in questo progetto abbiamo voluto realizzare un design più democratico. Consiste nel realizzare oggetti alla portata un po' di tutti. Diciamo che con lo stampo rotazionale, utilizzando questa plastica, abbiamo avuto un abbattimento dei costi fino a 5 volte inferiore. In più ci permette di utilizzare il polietilene come oggetto non solo per gli indoor, ma anche per gli outdoor. Quindi è un progetto che si può installare anche in terrazze o in giardini. Progetto lavabo e vasca può essere anche non semplice un lavello contenitore soltanto per lavarsi, ma può essere anche una lampada. Infatti questi lavelli e le vasche all'interno possono contenere delle lampade. Nella versione traslucida, come adesso vediamo, diventano veramente lavelli, sembrano delle lampade vere e proprie, quindi si può praticamente illuminare il bagno con un semplice gesto, quindi il lavello diventa veramente un aspetto fondamentale. Viene presentato non solo in resina traslucida, ma ha oltre 10 colorazioni. È possibile avere e poi è possibile stampare questa polietilene in pasta, nel senso che in colori pieni, quindi grigi, verdi, rossi, gialli e molteplici colori, quindi l'architetto veramente ci va a nozze nella progettazione. La rubinetteria IATI presentato in questa situazione è una rubinetteria realizzata in acciaio lucido. Un'altra novità per questo CESAIE è la libreria Siti. E la libreria Siti, disegnata dall'architetto Carlo Colombo, definisce in maniera definitiva l'uscita dal bagno per l'Antonio Lupi. L'Antonio Lupi non è solo un'azienda sartoriale conosciuta solo per sanitari, vasche o lavabi o rubinetti, ma con la libreria è possibile a questo punto uscire e fare progettazione sulla stanza o sulla casa anche per il living. Una libreria realizzata interamente in cristallo esiste in una profondità 40 cm, ma con soluzioni in larghezze e in altezze diverse, con l'abbinamento della collezione Pantare Mobili è possibile averla in infinite soluzioni. Siti è una libreria veramente originale, è un sistema brevettato perché è possibile praticamente senza l'ausilio di un tecnico installarla anche personalmente, anche facilmente nelle proprie abitazioni. Infatti con una serie di incastri a pavimento in acciaio, collegando praticamente il cristallo con più accoppiamenti, praticamente senza utilizzo di incollaggi, è possibile realizzare uno skyline all'infinito.